orgoglioso, sono una delle cose che, che più mi faranno contento, lo dirò anche ai miei soci perché io sono stato invitato al festival Gava e loro no, il resto ci sarà un motivo. No? Milano è una città molto moderna e anche molto bizzarra. A Milano per intenderci i boschi crescono in verticale, in Piazza Duomo ci sono le palme. Che una volta sono arrivati un gruppo di turisti, hanno visto quelle piante lì e hanno detto Oh, porca puttana, abbiamo sbagliato la coincidenza. Siamo finiti a Gerusalemme e sono tornati indietro. Do you know car sharing affitto di auto è nato perché le nostre autorità politiche ci hanno detto: lasciate a casa la vostra auto che inquina. Se vi dovete spostare, ve la diamo noi la macchina. Noi ci siamo fatti convincere, abbiamo parcheggiato la nostra auto sotto casa nostra in via Friuli, per dire, poi una sera se un nostro amico ci invita a cena a casa sua, mettiamo in via Savona che dista 7 km, noi usiamo il car sharing. Cosa fai? Tu guardi l'app che hai scaricato sul telefonino che ti dice dove si trovano le auto disponibili. Guarda a caso, quella sera lì l'unica car disponibile è proprio sotto la casa del tuo amico a sette chilometri da casa tua, e te li fai a piedi. Ma perché l'uomo moderno è contento così? Così fa? joghi, sta in forma, e contento, no? Per il ritorno non c'è problema, perché l'auto è sotto la casa del tuo amico, a meno che, a meno che qualcun altro l'abbia nel frattempo affittato. A quel punto mandi a cagare il tuo amico e mangi la pasta asciutta a casa tua. Il car sharing. Improvvisamente, come quando giri l'angolo, mi è venuta addosso una certa malinconia, una specie di groppo alla gola. Mi è venuto da pensare che con tutti questi vocaboli moderni, chiassosi e sguaiati, una parola strana, misteriosa e sconosciuta, ma dal suono gentile, impalpabile, leggera come un soffio, anima, sia costretta alla solitudine, un po' un po come i bambini che non sanno giocare a calcio e che devono stare seduti sul bordo del campo a vedere gli altri rincorrersi e divertirsi.